Gentili telespettatori di Trantenna, benvenuti con il telegiornale di Trieste e Gorizia. E a Trieste si dà subito al via quella che è la causa contro la Volkswagen. Ho già ricevuto l'incarico dai primi clienti, ora attendo di sapere come intende muoversi la Procura della Repubblica e poi inizierò i procedimenti contro Volkswagen Group Italia, con sede a Verona. L'avvocato Gabrio Laurini, da sempre appassionato di motori e con un debole specie per i marchi tedeschi di alta gamma, non fa trasparire alcuna emozione, ma si basa unicamente sui fatti. L'onda lunga dello scandalo delle centraline elettroniche truccate della Volkswagen per aggirare le strette norme moderne sull'inquinamento è giunta anche a Trieste e il legale si sta preparando a cavalcarla. Ancora è troppo presto per individuare una tempistica, ha spiegato Laurini, poiché tutto è partito dalla Procura di Torino, mossasi per prima in Italia sulla scia dei procuratori tedeschi che ipotizzano il reato di truffa sanzionato dall'articolo 640 del nostro codice penale. Sono stati i magistrati piemontesi ad aprire da noi un fascicolo per truffa per ora contro ignoti. Si vedrà ora che accordo raggiungeranno con le altre procure, in pratica chi seguirà il caso. Potenzialmente anche a Trieste i querelanti potrebbero essere tantissimi, tutti gli acquirenti di vetture Volkswagen, Audi, Skoda e Seat, prodotte dal 2009 al settembre scorso. Si tratta di auto dotate del motore che ha la sigla EA189. Con le centraline corrette le vetture fanno registrare minori consumi con più cavalli a disposizione, ma inquinano di più. Insomma, le prestazioni nel bene e nel male sono alterate rispetto a quanto è stato reso noto al cliente al momento dell'acquisto. La causa per risarcimento danni è quindi sicuramente un'opzione praticabile, ha specificato Laurini. L'avvocato ha specificato che in casi simili si può ricorrere sia civilmente che penalmente per ottenere un risarcimento il cui importo non è quantificabile in quanto legato al valore dell'auto del singolo querelante e quindi a età, chilometri e altre caratteristiche commerciali della vettura. Feron tuona contro la legge di stabilità e viene denunciata un'altra beffa nei confronti dei pensionati. Anche la legge di stabilità delude e danneggia i pensionati. È oramai da tempo immemorabile che non si attua alcun concreto provvedimento. In questa occasione sono state deluse le attese circa l'estensione dei tanto pubblicizzati 80 euro erogati nel recente passato, da cui i pensionati indipendentemente dal reddito erano stati esclusi. Altra delusione viene dalla no tax area, tanto decantata dal presidente Renzi. Si tratta di pochi euro in più di quanto sinora previsto, da 7.500 a 7.750 euro per i pensionati con meno di 75 anni di età e da 7.750 euro a 8.000 euro per i pensionati che hanno un'età superiore ai 75 anni, estensione dell'estensione IRPEF, dunque estremamente misera e per giunta decorrente dal 2017. Un'ulteriore beffa ai danni dei pensionati è rappresentata dalla proroga del blocco della perequazione automatica sino al 2018, così ha dichiarato il segretario regionale Friuli Venezia Giulia del Partito Pensionato Luigi Ferone. La perequazione è la rivalutazione delle pensioni dal 1 gennaio di ogni anno legato all'aumento del costo della vita. Secondo l'indice Istat, il blocco della perequazione era stato bocciato recentemente con una propria sentenza dalla Corte Costituzionale. Evidentemente, quando si tratta di colpire i pensionati, tutto è facile, estremamente facile ed è possibile. 2 milioni di pensionati vivono con pensioni con meno di 500 euro al mese, altri milioni ricevono una pensione entro i 1.000 euro e l'importo pensionistico nel suo complesso, tranne una piccola percentuale, costringe a molte rinunce per arrivare alla metà del mese. È necessario, ha continuato Ferone, che il governo si ricordi anche di questi cittadini che a causa del blocco della perequazione automatica diventano sempre più poveri e che da 20 anni non ricevono alcun aumento. A questo quadro, di per sé estremamente preoccupante, va aggiunta la condizione umiliante ed avvilente di tanti disabili che sono costretti a vivere con pensioni di invalidità di circa 280 euro al mese ed a scegliere, come tanti altri pensionati, se mangiare o curarsi. Un paese civile, ha concluso Ferone, non può permettere questa vergogna ed è proprio per questo che è indispensabile un aumento di tutte le pensioni, tenendo conto dell'entità delle stesse. E contro le ultime dichiarazioni del ministro Lorenzin si schiera la presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani. Sanità, la Serracchiani contro il ministro Lorenzin. Sarebbe un errore togliere la delega alle regioni. Non sembra una mossa vincente opporre alle regioni gli apparati burocratici di un ministero. Lo ha affermato la presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani, commentando le parole del ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, secondo la quale la sanità delegata alle regioni è stata un errore fatale.
Per Seracchiani la sanità, certo, ha bisogno di mettere a posto molte storture, ma non è abolendo i sistemi sanitari regionali che si comincia a raddrizzarle. Abbiamo sanità buone, ha proseguito, sia in realtà regionali ordinarie che in regioni dotate di un proprio statuto di autonomia. Eliminare l'ambito regionale nel sistema sanitario collettivo rischierebbe di produrre una struttura elefantiaca, forse molto più difficile da governare. E non è sicuro che il livellamento sarebbe verso l'alto. Quanto sostiene il ministro Lorenzin a proposito della necessità di maggiore consapevolezza e responsabilità è di dare degli obiettivi chiari e misurabili e trasparenti. Non può essere condiviso, ma non è in contraddizione, ha concluso Seracchiani. Passiamo ora a una notizia insolita. Spopola infatti su Facebook la foto di un cinghiale a spasso per le vie del centro di Trieste, e questa mattina si è recato in edicola, probabilmente attratto da giornali e riviste. La stessa titolare dell'attività commerciale ha fatto una foto d'animale e l'ha posata sul famoso social network Facebook, generando ilarità generale e creando molti commenti simpatici. Il problema comunque della presenza di cinghiali in città risulta essere ben lontano dalla risoluzione. Lo stesso animale sarebbe stato avvistato in un parco pubblico e nei pressi di un negozio di alimentari. Diamo appuntamento invece a mercoledì 21 ottobre per la cerimonia dell'Associazione Donatori di Sangue presso la Sala del Consiglio. Mercoledì 21 ottobre alle 16.30 nella Sala del Consiglio Comunale di Trieste avrà luogo la cerimonia ufficiale di ringraziamento per il sostegno e la solidarietà dimostrata dai rappresentanti delle istituzioni, degli istituti di eccellenza, dal personale medico, organizzata dall'Associazione Donatori di Sangue di Trieste, cui parteciperanno il sindaco Roberto Cosolini e l'assessore comunale alle politiche sociali Laura Famulari. Tra i premiati, i rappresentanti di regione, provincia e comune, dell'esercito, della scuola allievi agenti di polizia e della polizia municipale, nonché alcuni tra i migliori centri di eccellenza presenti nel nostro territorio, quali il SISSA e l'ICGB. L'Associazione Donatori Sangue da oltre 50 anni si occupa di sensibilizzare la comunità residente nella provincia di Trieste al dono del sangue. Grazie ai quasi 24.000 associati e attraverso l'autoemoteca, mezzo di prelievo in itinere, il bus navetta a pulmino, cioè che trasporta gruppi di persone nella sede lavorativa, istituto scolastico, associazione al centro trasfusionale dell'ospedale maggiore, offerto generosamente dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste, collabora con l'azienda ospedaliera AOTS per reperire il maggior numero di donatori, con l'obiettivo di rendere la nostra provincia autonoma e capace di soddisfare il fabbisogno di sangue provenienti dai diversi reparti ospedalieri. Nonostante la costante carenza di sangue dei mesi estivi, l'Associazione Donatori Sangue è riuscita da gennaio 2015 ad oggi ad affiliare 721 nuovi donatori, in controtendenza con il calo nazionale riportato quest'anno. Per raggiungere questi importanti obiettivi è necessario tutto il supporto possibile da parte delle istituzioni, ed è per questo che l'ADS ha voluto ringraziare ufficialmente tutti coloro che hanno contribuito attraverso azioni fattive allo svolgimento delle funzioni dell'Associazione. Non di minore importanza, il lavoro capillare che viene svolto da anni in tutte le scuole di ogni ordine e grado della provincia, sia come prime donazioni per i diciottenni, sia come azioni di sensibilizzazione con incontri, concorsi e attività a loro riservate.